Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita e siamo qui con la 25esima prediction del Team of the Week di FIFA 16. Nonostante ci sia la sfida di questa sera tra la Fiorentina e il Napoli che potrebbe riservare qualche bella sorpresa, anticipiamo comunque l'uscita del video, poiché questo team vede già una buona presenza di player della nostra Serie A, anche se sostanzialmente non ci saranno i tanto bramati top players che permettono agli EA di fare il big money. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe essere presente nella squadra rilasciata da mercoledì sera, secondo noi. In porta potrebbe esserci Manuel Neuer, il porterino del Bayern, che con ben 8 parate riesce a tenere inviolata la porta nello 0-2 in casa di un Wolfsburg che da prima si è mostrato innocuo, ma col passare dei minuti ha dato più di una preoccupazione. Nella linea difensiva abbiamo Christian Schulz della 9-96 che segna una doppietta nell'1-2 in casa dello Stoccarda. Insomma, risolve lui l'incontro. Poi abbiamo Leonardo Bonucci che apre le danze nella sfida di ieri sera contro l'Inter allo Stadium finita 2-0. Ed infine Luca Antonelli, il terzino del Milan che segna il gol partita per la squadra rossonera che sembra aver trovato la strada giusta aggiungendo l'1-0 contro il Torino tra i risultati positivi. A centrocampo potrebbero essere presenti Craig Gardner del West Brom che segna un gol e fornisce un assist per Dawson nel 3-2 rifilato al Crystal Palace. Poi abbiamo Davy Klassen dell'Ajax che segna due gol ed un assist nel 4-1 all'Alkmaar e prenderebbe così la sua seconda carta inform. Sulle fasce potrebbero esserci invece Henrik Mkhitaryan del Borussia Dortmund che segna un gol ed un assist nel 3-1 all'Hoffenheim e potrebbe prendere così la sua seconda carta inform. E poi Stefan El Shaarawy della Roma che è praticamente rinato da quando è passata ai giallorossi e lo conferma la doppietta segnata nell'1-3 in casa dell'Empoli. Anche per lui si tratterebbe della seconda carta inform. In attacco potrebbero essere presenti Yunus Malli del Mainz che segna una doppietta nell'1-3 a Leverkusen, meritando anche in questo caso la sua seconda carta inform. Poi potremmo avere Gerard Moreno dell'Espagnol che segna una doppietta nel 2-4 al Dijon e Ruben Castro del Betis che segna due gol nel 2-2 al Vallecano. In panchina potrebbero essere presenti Darren Kitt del Kotrick che effettua 7 salvataggi tra cui un rigore parato nello 0-2 in casa del Mechelen. Aissa Mandi dello Saint-Rémy che segna un gol e fornisce un assist nel 4-1 al Bordeaux, poi Ivanovic del Chelsea che segna un gol nell'1-2 in casa del Southampton, Naby Keita del Salisburgo che segna due gol nel 4-1 all'Austria Vienna prendendo la carta da secondo inform, e ancora Marco Arnautovic dello Stoke City che segna una doppietta all'Aston Villa e anche qui si tratterebbe di seconda carta inform. Ed infine abbiamo Bogdan Stanku del Genk Brilligi che segna due gol nel 3-1 al Bedeleye e Manuccio del Rayo Vallecano che segna una doppietta nel 2-2 in casa del Betis. Diamo uno sguardo rapido alle riserve dove vediamo Niccolò Manfredini, portiere del Modena, che effettua 9 salvataggi ed un rigore parato nello 0-1 in casa del Latina, George Seville del Wolves, che segna una doppietta nel 2-1, Daniel Aleksic del St. Gallen, che segna due gol ed un assist nel 3-3, Assiufa del Sion, che segna un gol e fornisce un assist, e Simon Torde del Bochum, che segna due gol e fornisce un assist nel 3-2. Con questo, anche la 25esima prediction è giunta al termine. Come sempre vi chiedo di scrivere qui sotto nei commenti, facendoci sapere se siete d'accordo con le nostre scelte e chi avreste inserito al posto nostro, anche se questa settimana le scelte erano abbastanza obbligate. Se il video vi è piaciuto, piazzate un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da Lepita e dal team di FootItaliaChannel.